Un'altra tappa alla scoperta dei piccoli comuni che, dopo le restrizioni negli spostamenti legate all'emergenza sanitaria, tornano a ripopolarsi, almeno d'estate. Quest'oggi siamo stati a Civitanova del Sannio, nel cuore del Molise, in alta collina, un'altra perla immersa nella storia e nella natura. Il paesino, da censimento, conta meno di 900 anime, ma sono ben di più in questo periodo. In attesa della festa dedicata al patrono, San Felice Martire, si succedono le serate all'insegna del divertimento e del gusto. A proposito di sapori e piatti della tradizione enogastronomica locale, da quelle parti spicca l'appuntamento, in corso di svolgimento, con carne e patate sotto la coppa. E dunque il paese, come dire, brulica di vita, tra gli arrivi tanti non residenti originari del luogo. Finalmente! Erano effettivamente gli ultimi 3 anni sono stati un disastro, adesso cominciamo, c'è stata una certa affluenza, meno male, speriamo che sarà sempre meglio, che questo Covid sparirà del tutto. Che ne penso, fanno cose buone, qua stanno le patate stasera, un'altra volta, stanno facendo qualche festicciolo, mi piace, no? Ci dobbiamo riabituare perché insomma non è facile ritornare come si era prima, insomma. Sono contento che speriamo che questo Covid si sia allontanato e siamo tornati tutti alla normalità. Erano 2 anni che mancavo a Civitanova, io vengo tutti gli anni, comunque risiedo all'estero, ma mi fa sempre un grande piacere essere qui. Come tutti gli agosto siamo qui. Per il relax e anche per il divertimento, perché poi non mancano occasioni di svago gastronomico e non solo. Bello, bello. Ogni estate almeno 10 giorni vanno passati qui, nei paesi d'origine, nei paesi dei nonni materni, paterni. Sì, io vengo dall'estero, quindi pensate che emozione ogni volta tornare. Sono un visitatore occasionale, cerco la pace e la quiete perché sono inurbato in Roma, vengo qui sperando di trovare il bello c'è, ma normalmente è profanato da una civiltà cosiddetta moderna. Io non sono più di questi tempi, grazie. Una riflessione, quella che abbiamo appena ascoltato, che ci induce senz'altro a meditare sul valore di una vita lenta, tranquilla e salubre, di cui il Molise è o dovrebbe essere l'ambientazione naturale.